terzino laterale destro, Djerkovod e Righetti, terzini centrali. Attenzione a questo attacco di Sheu con palla che arriva davanti a Tancredi e gol. Va in vantaggio il Benfica al 18° del primo tempo. Ecco, rivediamo l'azione. Ecco il cross da sinistra. Vedete Nela che è davanti a Filipovic, la palla però è controllata dallo jugoslavo, scivola Tancredi in questo momento e quando si rialza non fa in tempo a controllare il pallone di Filipovic. Benfica 1, Roma 0. Al cerca il lancio lungo per Filipovic che supera Righetti, stringe il centro, effettua un pericoloso traversone su cui arriva Alves, la cui conclusione di sinistro è fuori. Lo scambio con ripetuto con un bel passaggio e la Roma va vicinissima al pareggio dopo lo scambio con Nela. Va dalle retrovie di Djerkovod, serve Proasca, rimasto in zona, il cross di Proasca, colpo di testa di Bastos Lopez al volo, cerca la conclusione Falcao, gran tiro fuori di poco. Proasca, Righetti, Djerkovod, Nela, 5 minuti alla conclusione, Ancelotti, Falcao, Chierico, pronto il cross, arriva Falcao e gol, e la Roma ha pareggiato con Falcao al 40° del secondo tempo. Ancora 4 minuti e mezzo, la Roma potrebbe addirittura a questo punto rovesciare la situazione. Gran sinistro di Falcao, eccolo, sul cross di Chierico e al quarto, e dovrebbe essere questa l'ultima azione della partita. Così infatti a Lisbona Benfica e Roma pareggiano per 1-1 e quindi il Benfica, in virtù della vittoria ottenuta all'Olimpico per 2-1, supera il turno eliminando la Roma